Cari telespettatori, rieccoci insieme. Mi sono così preoccupata questa settimana, in virtù che andiamo verso la Pasqua, di fare anche delle trasmissioni un po' più leggere, più piacevoli, per pensare ad altro e in modo particolare, perché no, pensare al menù di Pasqua, di Pasquetta che bisogna trascorrere, ricordiamolo, tra le mura domestiche, per cui con la famiglia stretta, non con inviti vari, mi raccomando. Però come realizzare delle ricette piacevoli, gradevoli, buone, gustose, semplici soprattutto. Ci facciamo supportare da uno chef molto esperto che lavora nell'area termale, che in questo momento è in quiescenza, in attesa di riprendere le attività, speriamo quanto prima, e che fa anche il consulente. Diego Bernardi, ben arrivato qui con noi, collegato da remoto necessariamente, dalla propria cucina. Buongiorno, dalla mia cucina, esatto, di casa. Di casa, perfetto. Allora, il problema tra le pareti domestiche è che non abbiamo tutte quelle strutture che ci sono nelle cucine dei ristoranti o degli hotel, quindi ci mancano dei presupposti, ma lei ci aiuterà ugualmente. E poi ci sono tante questioni familiari, intolleranze, persone che non possono prendere una cosa anziché un'altra. E so che lei ci stupirà con dei menù anche dedicati, semplicissimi. Cercherò di fare il possibile. Allora, diamo un po' il via, cerchiamo di capire che cosa è fondamentale, di che cosa è fondamentale munirsi per realizzare questi menu e quali sono le proposte che ci fa. Allora, non è necessario avere delle grandissime attrezzature perché, appunto, essendo a casa bisogna semplificare un po' tutto quanto. L'obiettivo non è semplicissimo costruire un menù pasquale in casa, tenendo conto appunto anche delle ormai svariate abitudini alimentari di ciascuna famiglia. La mia esperienza comunque mi insegna che ci sono diversi tipi di esigenze, dagli allergici al glutine, ai latticini, agli ormai sempre più diffusi vegani e vegetariani. Eh sì. Visto che ci troviamo in ambiente casalingo, dobbiamo poi fare i conti con delle attrezzature che non permettono cotture, non so, sottovuoto, di poter monitorare la temperatura al cuore, come per esempio pratiche che noi professionisti di solito eseguiamo, ma ovviamente in casa non si può fare. Quindi vorrei aiutare le persone a casa con due proposte di menù. La prima tipicamente tradizionale e la seconda che preveda l'utilizzo di prodotti di origine che non siano di origine animale, e i must di entrambi i menu è che valorizzino i prodotti del territorio, possibilmente, Quindi che si che trovano tengano anche conto, facilmente, dai. esatto, che tengano conto della stagionalità anche degli ingredienti. Ciascuno dei due menu, con qualche piccolo accorgimento, potrà essere facilmente proposto anche ad una persona allergica o intollerante al glutine. Addirittura. Bene. Esatto. E se vuole possiamo Allora appunto possiamo incominciare. Io direi esporre. cominciare. Il menu è un menu tradizionale. Partiamo dal menu tradizionale, diciamo, ok? Vediamo un Che po' di potrebbe essere. raccontarlo. Potrebbe essere un uovo di quaglia con una maionese all'arancio, un uovo di quaglia fritto con una maionese all'arancio. Ovviamente, se non abbiamo le uova di quaglia che non si possono reperire, possiamo tranquillamente adoperare anche le uova normali, Ah, va prendendo delle bene. uova non grandissime, è la stessa cosa, solo che invece di mangiare l'uovo di quaglia piccolo, non si fa altro che tagliare l'uovo normale. Giusto, lo si seziona, perfetto. Esatto, non c'è nessun problema. Appunto, allora c'è un. Io vi stilo adesso il menu e poi magari vi spiegherò i E poi andiamo passaggi sì nel dettaglio se volete. tranquillamente. Quindi questo è Appunto, l'antipasto, questi ovetti di quaglia oppure l'antipasto uova normali fritti con la maionese. fritti con una maionese all'arancio e insieme una torta pasqualina, visto che appunto è il giorno di Pasqua. E si può fare questa torta che è una cosa molto semplice. Partiamo Perfetto. sempre dal presupposto di far fare delle cose il più semplici possibili. In ogni caso, anche perché la gente a casa, penso che il giorno di Pasqua, non spostandosi, vorrà provare a fare tutto lì. Dai, infatti. Come
Come primo piatto ho messo un risotto con asparagi bianchi di Pernunia, e qua torniamo appunto ai prodotti anche del territorio, che in questo periodo purtroppo anche i coltivatori della zona soffrono, perché l'asparago è un prodotto che devi raccogliere nell'arco di una settimana, 10 giorni. Eh sì, e manca la manodopera. E il problema è che adesso manca la manodopera e il prodotto, se non lo raccogli, resta lì e non ha una durata lunghissima. E appunto bisogna un po' anche pensare anche a questo, insomma, ecco, perché è importante, specialmente appunto essendo in un periodo come questo, aiutare un attimo anche chi ha bisogno di lavorare, ecco, tutto lì. Comunque, tornando al menù, un risotto, e poi ho messo un raviolo ripieno con bruscandoli e ricotta. Raviolo, è difficile da fare, dopo vedremo. Cos'è. No, è una pasta, praticamente basta fare una pasta fresca e tirarla, una pasta fatta in casa, non c'è bisogno solo di uova e farina, non devi fare tantissimi passaggi, insomma, ecco. Poi in casa tutti hanno le macchinette, di solito quelle a mano per tirare la pasta, dunque non. Oppure il sano mattarello, il vecchio mattarello. Esatto, io dicevo, adesso stavo appunto dicendo che si può tirare sia con la macchinetta, sia, se uno vuole, anche col mattarello. Non c'è nessun problema. Tanto non deve fare 100 ravioli, insomma, basta. Esatto, non è come un professionista che ne deve fare 2-3 mila pezzi a casa, ne fai 10-15 pezzi e bastano. Puoi tirarli col mattarello, anche perché risulteranno magari un po' più grossi, però c'è nessun problema, insomma. Assolutamente, bene. Esatto. Poi ho messo come secondo, io ho messo sia un pesce sia l'agnello, perché adesso anche lì, anche l'agnello, c'è chi appunto giustamente non vuol più mangiare carne d'agnello, e però io come tradizione, come, diciamo, ecco, come tradizione mi sento, insomma, di metterlo in un menù. Ho messo una coda di rospo con i carletti, che anche questi sono prodotti di stagione, e insieme ho messo una spaghetti di zucchina alla menta. Cosa vuol dire spaghetti di zucchina? Sono gli spaghetti fatti con la grano, la farina, oppure la zucchina tagliata? No, è proprio la zucchina che noi andremo a tagliare appunto a spaghetto, come l'andremo a spadellare con un po' di olio extravergine di oliva e delle foglioline di menta da insaporirla. Questo sarà un contorno abbinato al pesce, che risulterà anche abbastanza leggero e ti pulirà la bocca, diciamo, quando tu mangi il pesce, che senti un po' il grasso della coda di rospo, che poi tra l'altro può essere la coda di rospo come un filetto di orata, un filetto di branzino. Perfetto. Non è detto che debba essere quello, insomma, ecco. Assolutamente. Esatto. C'è anche il dolce? Dopo, sì, veramente io ho messo anche un altro secondo, appunto una costoletta d'agnello. Ah, sì, giusto, sì. Ho messo una costoletta d'agnello impanata, praticamente con le erbette aromatiche. Poi, essendo l'agnello una cosa che non tutti mangiano, per esempio i bambini fanno fatica a mangiare l'agnello, può essere la stessa cosa un petto di pollo, una costoletta di vitello, insomma. E bisogna pensare appunto che a casa non sono solo gli adulti, ma anche i bambini, insomma, ecco. Certo. Dobbiamo tener conto un po' anche di questo. E qui l'ho abbinato con un carciofo fritto in tempura, praticamente, che farà da contorno al nostro agnello o petto di pollo, insomma, quello che vogliamo fare, tutto lì. Come dolce ho messo una colomba classica con una crema al cioccolato. Quindi una colomba di quelle che si possono acquistare, una oppure da fare a casa? Una colomba che poi si può acquistare a casa, anche si può fare arrivare a casa volendo. Da pasticceria, praticamente. Dalla pasticceria, non serve che ti sposti, e andremo a fare questa semplicissima crema che si chiamerebbe anche salsa vaniglia o salsa al cioccolato, perché prima viene fatta una salsa, noi diciamo vaniglia, che è una salsa solo con uova e latte, e dopo, se uno vuole, aggiunge anche il cioccolato sciolto a bagnomaria, lo aggiunge a questa salsa e verrà una salsa al cioccolato. Si può fare anche metà bianca e metà al cioccolato, cioè, dunque è semplicissima da fare.
Perfetto. Ecco, e questo sarebbe in linea di massima il menù tradizionale che io vorrei appunto proporvi. Non mi sembra che sia, insomma, Abbastanza realizzabile, insomma, dai, tutto sì, sommato. è Anche abbastanza per realizzabile. i più profani dei fornelli che comunque, dai, possono Sì. cimentarsi. E poi ho pensato a un menù vegano, che adesso, visto i tempi, bisogna pensare, specialmente noi come appunto professionisti del settore, dobbiamo tener conto appunto di tutte queste varie, appunto parliamo anche delle intolleranze alimentari che ci possono essere al glutine, ai latticini, e questo menù, diciamo, può comprendere anche tutto quanto l'insieme, diciamo, perché può andare bene sia per il vegano, sia per il senza glutine, sia per chi non mangia i latticini, insomma, è un po' per tutti È quanti. trasversale, quindi questo potrebbe veramente Esatto. incontrare i gusti di diverse persone e anche Di diverse. le esigenze. Esatto, perché appunto dobbiamo. Adesso io le porto un esempio. Se il giorno di Pasqua viene da me a mangiare un vegano o appunto un intollerante al glutine, ha lo stesso diritto di un altro cliente di mangiare un menù completo, Sì. nel senso che cioè, sono anche loro dei clienti normalissimi che devono appunto, però tu devi pensare che gli devi fare un menù completo, non puoi dire sì, faccio quella una cosa solo e dopo loro. Perché è un po' è questo il problema, perché non si sa mai cosa appunto fare per queste persone, ma perché non si è preparati magari a queste cose, però ultimamente bisogna stare attenti e fare anche questo, insomma. Sì, è vero, perché tante persone lamentano il fatto che avendo queste particolari, queste intolleranze oppure allergie, a volte mangiano cose non così gradevoli oppure un po' tirate su, tra virgolette, perché quel Esatto, che sono un po' resta, no? Quindi come, è è proprio peccato. così, sono un po' tirate su nel senso che vengono fatte all'ultimo momento, di fretta, magari perché si sa che il giorno di Pasqua, specialmente il locale, a parte questa Pasqua che è un po' così, che per me è la prima Pasqua, per esempio, che passo a casa, però sono giorni che hai da fare e magari non ti dedichi tantissimo a questa cosa, invece è sbagliato perché bisogna appunto tener conto di tutte queste Eh sì, cose. assolutamente. Quindi, come antipasto, che cosa propone? Allora, io come antipasto vi proporrei una farinata di ceci con i bruscandoli. Mmm, che buona! Ecco, anche questo è un piatto semplicissimo da fare e anche questa si potrebbe abbinare, visto che ho messo farinata sì di ceci, però ho messo i bruscandoli che adesso è un prodotto di stagione e ci abbinerei appunto anche un'insalata di asparagi bianchi crudi Ah. che sta bene perché appunto c'è una parte appunto cotta e una parte cruda in questo antipasto. Poi come primo avrei previsto un risotto con finocchio e peperosa che Con anche questo finocchio. è un piatto appunto semplice, fattibilissimo, perché non fai altro che finocchio stufato praticamente con del peperosa. Ovviamente farai un brodo vegetale con dentro un po' lo scarto praticamente che tu fai del finocchio, andrai ad operarlo per il brodo. Ah, Dunque quindi per utilizzare il sapore, l'aroma. Sì. non fai neanche scarto, diciamo, in quello che stai preparando. Lo stesso, tornando al menù tradizionale, lo faresti con gli asparagi. Lo scarto che tu fai praticamente il pezzo, la fine dell'asparago che tu non adoperi perché è filamentoso, così lo vai ad operare per il brodo. Dunque vai a insaporire il brodo anche lì. E non c'è Giusto. scarto, specialmente perché cerchi, insomma, di adoperare tutto quanto. Bisogna stare attenti un po' anche a questo, insomma, ecco, a non sprecare, specialmente i prodotti, non è giusto, insomma, sprecare niente. Assolutamente, Dunque infatti. si cerca di adoperare tutto quanto. Comunque, tornando al discorso del primo piatto, appunto questo
risotto con aspare, scusate, con finocchio e pepe rosa, che andrà legato solo con dell'olio extravergine d'oliva. Semplicissimo. Come secondo piatto, lì ho messo una praticamente padellata di verdure in tempura. Ecco, Che buone. e anche qui andiamo ad operare l'asparago, andiamo ad operare del carciofo, della zucchina, cioè quello che uno ha a casa. Non è detto che devi adoperare solo quei prodotti, cioè uno quello che ha nel frigo di casa può Può adoperarlo. tirarlo fuori, perfetto. Esatto, la tempura appunto si fa in maniera che non ci siano dentro uova, niente, dunque puoi farla tranquillamente per tutti quanti. E andremo ad abbinare una maionese vegana. Ah, Sì, che una questa maionese appunto. vegana, interessante questa. È Sì, una possibile? maionese. E si può fare un piatto che ormai, insomma, io almeno sono solito fare. Proporre. Proporre e ha E riscontrato piace. anche. Sì, insomma, sembra che piaccia, ecco. Eccola. Ecco. Ci sono anche i dolci per queste, che è tanto difficile perché se ci sono le uova, i latticini, sono sempre un Ecco, po' un io ho problema. messo una torta margherita senza uova, con Ah, si può. una crema pasticcera, lo stesso che non abbia uova dentro. Dunque, va bene, ripeto, per chi mangia anche senza glutine, perché questa torta si può fare sia con la farina normale, sia con un mix di farina e di riso, fecola e maizena. Dunque si può fare o una farina normale per chi non ha intolleranze, o appunto per chi ha problemi di glutine, si può fare appunto questo mix di farine al posto della farina doppio zero. Con gli stessi dosaggi della farina Con gli normale? stessi dosaggi che dopo, se volete, io Sì, dopo vediamo nel dettaglio, infatti. posso anche dirvi. Ecco, Benissimo, questo ottimo. sarebbe in linea di massima i due menù. Mi sembra abbastanza semplici, tra parentesi. Ecco, questi menù sono già stati, cioè questi menù, i vari piatti sono già stati sperimentati. Da me sì, sono già stati sperimentati, io ho solo riportato appunto in questi piatti quello che ho già fatto io, non ho già No, no. fatto, che faccio abitualmente, diciamo. Nei periodi normali nei ristoranti. Allora, interrompiamo un Esatto. attimo perché dopo entriamo nel vivo delle Sì. ricette. Abbiamo la pubblicità, Certo. qualche secondo, chef, e poi torniamo insieme. Restate con noi, preparatevi carta e penna, c'è da scrivere, ci sono gli ingredienti, ci sono le spiegazioni, virtuali, ma insomma, essendo ricette, abbiamo visto molto fattibili. Riuscirete a farle ugualmente con il supporto del nostro chef. A tra poco.